Benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. Questa puntata la dedichiamo ai colombi e soprattutto Torino dichiara guerra ai colombi con ospiti, con Marco Francone come ospite della Torino e Enrico Moriconi eh, medico veterinario. Allora, in realtà non è Torino che dichiara guerra ai Colombi, la città metropolitana di Torino che dichiara, ha dichiarato guerra ai Colombi. Quindi ha suscitato scalpore questo piano di contenimento dei Colombi. E il piano cosa prevede, Marco? Grazie, sì. Il piano prevede la riduzione di un terzo dei colombi presenti nel territorio, diciamo, della provincia di Torino. Eh, con metodi eh, cruenti perché i metodi non cruenti sono considerati non efficaci però in questo piano non si capisce dove sarebbero stati sperimentati metodi non cruenti certo. e con quale esito quindi dire che nell'ambito urbano si, possono, si potranno catturare i colombi con delle gabbie e poi farli sopprimere a Grugliasco e invece nelle aree non urbane si potrà anche sparare ai colombi è un modo eh, assolutamente sbagliato di affrontare il problema. Certo. Si parla di gabbie trappola, di selecontrollori formati e autorizzati dalla città metropolitana, eh, di cacciatori volontari autorizzati. Eh, tutto parte da Coldiretti, come sempre, certo. <ride> che ha dichiarato che ci sono troppi colombi. Coldiretti vorrebbe uccidere tutti i selvatici che ci esatto, sono sul nostro esatto. territorio esatto. e avere solo animali eh, cosiddetti da allevamento, mm. ma è assolutamente sbagliato eh, pensare eh, che in, in un ambiente eh, ci ci debbano essere soltanto coltivazioni soprattutto intensive e allenamenti cioè. intensivi e, e niente altro. Gli ambienti naturali ormai eh, sono un po' dimenticati in gran parte del nostro territorio, ma anche nei parchi mh, cosiddetti naturali che abbiamo, anche in provincia di Torino, dovremmo cercare di usare metodi non cruenti e non pensare soltanto a uccidere eh, il più possibile animali Chiaro. questo vale per i cinghiali i colombi ma, ma può valere anche per i topi certo. che è un altro cioè bisogna trovare eh, le, le, le soluzioni di convivere. Di, certo. per convivere e le soluzioni ci sono le associazioni più di una volta hanno fatto delle proposte e se sono interpellate sono disponibili a fare delle proposte per affrontare il problema in modo serio e coordinato certo. Nelle città, per esempio, va rivisto il regolamento edilizio per, per verificare tutte le situazioni in cui evitare i luoghi di nidificazione eh, de, dei colombi. Eh, poi eh, bisogna fare un censimento reale: prima di dire che sono tanti, facciamo un censimento e vediamo in quali zone. Se ci sono delle zone in cui c'è un maggior numero eh, di animali che vengono attratti da forme di cibo e molto spesso gli animali sono attratti da cibo organico abbandonato dall'uomo e quindi certo. quella è la prima cosa da fare: ridurre le fonti di cibo, esatto. perché se noi eh, lasciamo le stesse fonti di cibo uccidiamo qualche animale, ma poi il cibo c'è e, e nel giro di, di poco ritornano a eh, riprodursi gli animali e, e e hanno il luogo per eh, continuare a proliferare perché hanno il cibo. Allora, certo. questa è la cosa principale e non basta neanche dire eh, invitiamo le persone a non dare il cibo no, certo. a, ai colombi. Certo. Eh, possiamo dire, come abbiamo scritto più di una volta, diamogli solo cibo adeguato, solo granaglie eh, e non pane ammollato. Questo dobbiamo continuare a dirlo, ma questo possiamo farlo noi e pos possono farlo anche gli agenti di polizia municipale cioè, perché vogliono utilizzare gli agenti di polizia municipale per catturare, per gli, catturare. gli animali nelle, nelle gabbie e poi portarli e poi i selettori per esempio sono dei, dei cacciatori che sparano tutto quello che vedono lo sappiamo ma certo che... è un ennesimo piacere che si fa ai cacciatori e il medico veterinario cosa ne pensa come possiamo convivere con questa fauna selvatica ma In intanto generale. Eh, è chiaro che è la città metropolitana che si deve occupare perché i colombi rientrano sulle specie selvatiche e le specie selvatiche è responsabilità della provincia adesso è città metropolitana. Tra l'altro questo ha suscitato delle grosse discussioni perché eh, dal punto di vista eh, legale uh -huh. perché eh, il comune non potrebbe prendere delle decisioni eh, sui colombi finché sono fauna selvatica, possono solo prenderle le province, Vabbè, questo è un particolare tecnico. Mm -hmm. eh, allora la convivenza innanzitutto nasce dall'accettazione dall delle situazioni, eh, c'è un, diciamo, un aneddoto che, che abbiamo vissuto, eh, giusto l'anno fa di questi tempi abbiamo organizzato un, in, una serata per parlare de, de, dei colombi, della convivenza mm -hmm. con i colombi e in quell'occasione ho contattato una signora, un attivista di Venezia, dove eravamo andati a fare un convegno quasi vent'anni fa e allora ho detto ma come vanno le medaglie ah, io non posso venire a Torino, e ho detto no, io voglio sapere come vanno le situazioni eh. a Venezia, lei fa ma guarda a Venezia un anno fa il problema principale è che ci sono talmente tanti turisti che dei Colombi se ne occupa più nessuno. Quindi, Voglio dire, questo dimostra come eh, eh, i giornali, la, le, le, il richiamare l'attenzione su certi elementi piuttosto certo. che su altri eh, fa sì che poi eh, la convivenza diventi difficile, perché appunto di fronte al problema dei turisti in Venezia, che è stata la prima a sollevare, noi ricordiamo, abbiamo fatto i convegni quando c'era il Sindaco Cacciari che voleva mm. ucciderli tutti. Sì. Quindi, quindi c'era un momento di altissima tensione contro, certo. contro i colombi, poi improvvisamente arrivano altri problemi e ci si, si accorge che i colombi non è un problema così, così grave. Quindi la, le, le, le ipotesi di convivenza ci sono, Marco le ha già accennate, certo. eh, possiamo solo aggiungere la somministrazione di mangime medicato contro la proliferazione esatto. delle uova e eventualmente le torri colombarie per… Prelevare le uova che lì vengono deposte, però sono eh, iniziative che devono essere concordate ma anche con la popolazione ma anche spiegare alla popolazione ad esempio io vedo ancora colleghi che scrivono di, delle pericolosità delle, delle, de, delle malattie delle zoonosi cioè, esatto. dei colombi rispetto alle per persone quando eh, dovrebbero sapere che basta eh, lavarsi le mani per evitare qualsiasi problema di zoonosi eh, cioè, eh, le, le zoonosi dei colombi sono pericolose come in qualsiasi situazione uno di noi non segue le regole igieniche perché è come se poi su questo possiamo anche interrompere, il discorso no, delle no. zoonosi è sempre il discorso che viene chiamato in causa quando si parla esatto. dei, degli animali. No? C'è il pericolo delle malattie. Le malattie più, più pericolose ce le facciamo tra, tra persone, le malattie più pericolose ambientalmente, ad esempio, ci sono i problemi del, dell'inquinamento ambientale e noi, eh, noi per le, per le diciamo, pochissime. Eh, occasioni di contaminazione certo. che c'è tra, eh, tra gli animali e le persone tiriamo ancora in ballo sempre il problema delle zoonologi. Oltretutto non sono state sentite eh, a livello di questo piano le proposte delle associazioni che si occupano della tutela degli animali e degli ambienti naturali? No? Per niente. Eh. Non ci hanno mai coinvolto per questo piano. Qualche comune nel passato aveva sentito qualche associazione, un eh, comune della provincia di Torino, e perché appunto bisogna fare un piano integrato, certo. ma eh, per le, le città e per le aree... Extraurbane, non c'è solo un sistema che funzioni, per esempio uh, nelle aree di campagna si possono usare dei cannoni a gas, per, uh, però poi i colombi vedono che, che poi non c'è uh, eh. un effetto e quindi bisogna cambiare sistema. Ma anche quello dei rapaci non è un sistema che funziona perché poi il, col eh, il Colombo capisce che tanto rapace eh, più di tanto no, non Oltretutto fa. Oltretutto uh, c'è un trattato, una dichiarazione eh, che è stata fatta a Cambridge. A un di Cambridge, che dice che proprio i colombi sono in, super, intelligenti, sono sì, super sì, intelligenti. si adattano, eh, capiscono, esatto. ma come anche altri animali, come anche i topi, certo. capiscono quando c'è un veleno e non c'è. Ci... Allora, mh, bisogna fare, studiare, prima di tutto, fare un censimento. Il comune vuole fare un inter... dice che ci sono troppi animali, faccia un censimento, poi chieda quali sono i metodi che si possono usare per ridurli in modo incruento gli animali. Certo. Per esempio a Torino si potrebbero fare due torri colombaie per eh, sostituire le, le uova con delle uova di plastica, per magari vicino dare magime antifecondativo e ha un costo, ma ha un costo anche eh, pensare di, di dover impegnare delle persone a catturare que questi animali. Cioè Chiaro. non è una cosa che si fa, in, in questo piano si dice la polizia municipale, perché la polizia municipale aspetta solo questo per, eh, come attività, uh -huh. non ha altre attività eh, di cui si sta occupando, anzi ci sono diverse attività di cui non riesce ad occuparsi. Quindi, eh, è, è, assurdo pensare che, che le cose per, possano essere affrontate. L'unica cosa è abbattere gli animali, è sempre questo il discorso, abbattiamo, abbattiamo tutti gli animali, eh, la fauna selvatica ne sa qualcosa Impatico. in questo momento. Eh. Sì, sì, sono considerati nocivi. Siamo esatto. tornati al concetto che tutti gli animali selvatici sono nocivi. Danno fastidio. È un, un concetto perché? assolutamente eh sì. sbagliato, eh certo. negativo e da rifiutare assolutamente. assolutamente. I cittadini assolutamente. devono capire questo e rivolgersi ai politici e dire basta considerare così eh, gli animali selvatici, dobbiamo cercare di convivere, convivere per la salute del, 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 de, degli animali, per la salute dell'ambiente. Dell del pianeta e di noi stessi anche perché hanno un, un utilizzo anche questi animali eh, tra l'altro l'ISPRA mi, mi stupisce che sia d'accordo con questo piano e questo è il problema che l'ISPRA sta Sempre eh, ultimamente dando dei pareri favorevoli mm. ai piani di abbattimento, eh, forse anche perché stanno cercando di limitare la funzione. Allora, eh, purtroppo, a livello eh, governativo stanno cercando di limitare la funzione dell'ISPRA e quindi loro danno queste soluzioni. Ma eh, evidentemente, eh, invece di considerare eh, queste cose. Eh, i nostri eh, politici dei comuni eh, di, della cintura di Torino, di fanno parte, perché sì va bene il sindaco, è il sindaco della città di Torino, ma poi la città metropolitana, fanno parte eh certo. i rappresentanti di tutti i comuni, dovrebbero rendersi conto meglio della situazione e volerlo eh, affrontare chiedendo quali sono le cose che bisogna, le amministrazioni comunali facciano, le cose che... Che i cittadini dobbiamo invitare a fare e, e sono tutta una serie di, di cose che, che noi co Conosciamo e diffondiamo da anni, certo, non è che le certo. eh, abbiamo scoperte ieri, Infatti. e quindi eh, ci vuole la volontà politica di affrontare le cose con delle soluzioni accettabili, accettabili nell'interesse di tutti. Perché... E, no, e non pensare <ride> che l'allevamento intensivo esatto. debba poter essere, per esempio, così abbandonato eh, a se stesso, senza eh, problemi per l'ingresso degli animali. Eh, è, è ho visto un filmato, un allenamento intensivo do, dove insieme alle al, al mucche c'erano una gran quantità di colombi que, quell'allevamento per i geniti andava chiuso secondo me <ride> perché eh, lì non c'era un minimo di controllo della situazione igienica quindi no, mh, controllo dell'accesso in quell'allevamento oltretutto gli allevamenti intensivi sono tra le maggiori cause di inquinamento e non spargere veleni è, è comunque estremamente negativo eh, perché parli, i veleni danneggiano l'ambiente, possono danneggiare certo. anche altre specie, eh, quindi che, che invece sono più a rischio di, di estinzione. Comunque, eh, e quindi, la soluzione di, di mettere dei veleni è sempre negativa per mm, qualsiasi mm, tipo mm, di, di specie selvatica che uno possa eh, prevederla. Il medico ah, veterinario cosa dice? No, c'è da dire che eh, non deve stupire che l'ISPRA abbia delle posizioni, mm. eh, diciamo così, contrarie agli animali. Eh, Genovesi, che è uno del, il professor Genovesi, che è uno dei responsabili dell'ISPRA, è quello che vent'anni fa era coinvolto nel progetto per uccidere gli scoiattoli grigi di Torino. Quindi, ecco. quindi mm. diciamo che il background è un, è un retroterra. È eh, eh, però le, la, la cosa che, che può dire il veterinario è che eh, noi siamo, i, siamo eh, di fronte a questa strana situazione per cui eh, ci sono i cosiddetti professionisti esperti e vengono sempre solo ascoltati gli esperti che propongono queste soluzioni che come dicevate di incisione, di abbattimento esatto. di, di, contro gli animali. Eh, altri esperti, poi in bibliografia si trova tantissima documentazione, altri esperti che sostengono che non è corretto. Eh, affrontare la, il problema solo così non viene considerato eh quindi, non eh, e quindi c'è proprio questo dualismo per cui la, la, le, versioni, le visioni non c'è un vero vengono dibattito vengono considerate le cose eh, che fanno comodo non c'è un vero dibattito a parte. livello tecnico no? eh. come al solito si, si lavora sulla eh, si reagisce a delle osservazioni eh, prima passavano delle notizie eh, 2 milioni e mezzo di colombi 600 <ride> mila a torino, nessuno Sa, non è mai stato fatto un censimento. nessuno sa effettivamente quale sia la, la situazione. Stesso problema, tutta la fauna selvatica sta attraversando un momento buio, molto buio, perché l'abbattimento è, è equivalente a tutte le, le specie. Sì, però perché di fondo c'è una diciamo, l'uomo e la donna moderna hanno un po' questo atteggiamento di base per cui. Eh, considerano tutto quello che non, che non controllano negativo e eh, possibilmente eliminabile. C'è uno stacco dalla da natura. Sì, naturalmente eh. dobbiamo dire che, eh, mentre si concretizza questo distacco dalla natura, ci sono eh, affermazioni di voler salvare la natura e la natura eh, naturalità, infatti. quindi eh, belle parole e, e azioni non, non così belle non e, coerenti, e non coerenti. Non coerenti. Tra l'altro eh, non, non sono stati presi in considerazione gli interventi realizzati o in fase di realizzazione in comuni italiani e europei, come l'uso di contraccettivi, certo. come quello in atto da parte del Comune di Bruxelles. Certo, no? poi Ci sono Bruxelles i metodi. Ha in atto questo metodo mm. bisogna usare granaglie al mais un po' più grandi che, che quindi non, non vengono utilizzati mm -hmm. gli uccelli più piccoli, quindi bisogna fare un, e poi appunto. Eh, ha anche un costo, ma deve essere fatto in modo mirato in alcune zone. Appunto, solo dire come, come vorrà inserire di nuovo il Comune di Torino: divieto di, di alimentare eh, i, i colombi mm. eh, in tutta la città eh, è, è una soluzione che non esiste perché non, esiste. Non, non, affr non affronta la realtà del problema, è solo dire sempre che gli animali portano malattie quindi portano, eh, e quindi bisogna eliminarli, eliminarli. eliminarli, a parte le persone sensibili che, che, che vivono, che, che hanno anche questa mh, capacità di, di avere rapporti con questi animali selvatici, certo. eh, però il problema è che mh, al massimo eh, si possono provare ad usare dei metodi anche sui balconi, sulle terrazze per fare sì che che no, non tornino, ma che ne so, peperoncino, altre cose... ma eh, Non gradiscono e... il peperoncino? No, no ma, ma nemmeno i topi, per esempio. No? Ma, oppure ci sono altri eh, oli essenziali, mm. ad, per esempio, per piccole situazioni, certo, no, certo. Non, non per spargerli in una piazza. Adesso <ride> ci rimetterebbero anche gli umani. No, per, però, eh, punto, ci sono dei metodi eh, non cruenti di vari... Tipo, eh certo. va affrontata la situazione e, e, e va visto Ci sono i, i dissuasori, per esempio, esatto. di sosta, l'importante è che non siano dissuasori che possono danneggiare l'animale, perché poi l'animale ferito è ancora peggio, trasmette ancora più malattie, mm -hmm. quindi eh, a punte arrotondate, non eh, a punte di ferro verso l'alto, queste non vanno comunque bene, per esempio per i colombi, ma ci sono diversi tipi di, di dissuasori di sosta che possono essere eh, utilizzati e, e sono testimonianze di cose che, che, che funzionano e che nello stesso tempo non non danneggiano eh, il singolo animale. Certo. Eh, tecnicamente c'è cioè, da, da, da considerare che ehm, tempo addietro i sindaci avevano provato da qualche parte in qualche comune a emettere delle ordinanze di divieto di alimentazione dei colombi. E queste uh -huh. ordinanze non hanno mai passato l'esame del TAR perché non erano ammissibili, sono stati giudicati non ammissibili. Il fatto invece di inserirlo in un regolamento è pericoloso perché mm, mm, eh, sposta certo. la battaglia legale e richiede, e richiede una, diciamo, una costruzione di un'opposizione legale che è comunque quella che, si sta, che stanno analizzando gli avvocati esatto. eh, nei riguardi di questa, di questa decisione presa dalla città Infatti, metropolitana. Il Tavolo Animali Ambiente sta valutando azioni di contrasto a questo piano insieme alle altre associazioni. Tavolo. Certo, questo senz'altro. Bisogna valutare se ci siano gli estremi e tutte le altre azioni eh, che eh, possono essere fatte eh, quando un comune farà un intervento cru cruento senza certo. aver sperimentato prima realmente, se non ha fatto un censimento, un, dei metodi no, non cruenti. Potremmo valutare di Chiaro. fare delle diffide per il maltrattamento Chiaro. degli animali. Perché Io passerei un filmato. Perché eh, le campagne che fate voi della LAV sono tante, sì. tantissime. E, um, una è questa degli animali nei circhi. Passiamo il filmato. <music> Questa è una battaglia tra le tante che facciamo eh, tutti insieme, perché anche noi del tavolo ce ne occupiamo. Eh, Com'è la situazione? Questa, questa è una questa battaglia, battaglia che, che stiamo portando avanti eh, adesso, in questo periodo, perché eh, entro agosto il governo eh, deve fare la legge delega sullo spettacolo uh -huh. per prevedere la graduale dismissione degli animali selvatici esotici dai circhi. Se non lo fa ripartiamo tutto da zero. Ecco. E, la, e, e sembra un argomento che eh, sia sentito un po' da varie forze politiche, però eh, appunto i, il problema è che eh, questi, ci sono ancora una gran quantità di animali che vengono portati i, i, in giro in, certo. eh, quindi per l'Italia in zoo. Eh, Piccoli e, e grandi, e, e noi siamo anche, disponibili. Parliamo anche un attimo degli agnelli, perché mm. la Pasqua è un massacro per gli anelli, agnelli. E questa è una battaglia culturale <coughs> che <coughs> stiamo <coughs> cercando da tempo di diffondere, insomma, certo. spiegando, che eh, si può assolutamente fare a meno di, di nutrirsi gli agnelli, eh, claro. spero. No, 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 per eh, le feste pasquali, perché le alternative eh, alimentari ci sono. ci sono e possiamo dare noi dei suggerimenti, ma ormai si trovano insomma, certo. su internet suggerimenti di, di alternative alimentari e quindi mh, questa cosa così cruenta di, di poter di, di togliere eh, la vita, da, da, la da vita a. Uh, separarli, piccoli, dalle, separarli dalle madri eh, e quindi troppo. farli soffrire non c'è solo quello in questo momento sto seguendo un, un procedimento di, sulle condizioni terribili del, degli agnelli perché ormai la maggioranza degli agnelli viene importata quindi fanno dei viaggi terribili con sofferenze enormi certo. dobbiamo chiudere eh, l'importante è Continuare a fare la nostra battaglia perché è importante questo. Ringraziamo i nostri ospiti Marco Francone e Enrico Moriconi. Grazie a tutti grazie. voi che ci avete seguito e ascoltato, e alla prossima.